Cari amici, Giovanni Battista aveva ricevuto da Dio la vocazione di preparare al Signore un popolo ben disposto. Era voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Delle volte abbiamo bisogno di essere un po' aggiustati e riparati, come questo secchio vecchio, arrugginito e persino senza fondo che si vede sulla foto. La vocazione e missione di Giovanni Battista è la stessa della Chiesa e in particolare la stessa di Maria. Anche lei ci vuole ricondurre al Signore, dicendoci ancora oggi: fate quello che vi dirà. Delle volte assomigliamo all'albero che si vede su questa foto. Mentre una parte si è seccata e un'altra parte è bruciata, solo una minima parte è rimasta verde. Il Signore dice: se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto e li fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Per poter fare quello che Gesù ci chiede, abbiamo però bisogno di ascoltare ciò che ci dice sulla croce, cioè di accogliere Maria come nostra madre nella nostra vita facendo quello che lei ci chiede. Quando capita che non seguiamo Gesù, cominciamo ad essere disorientati e sbandati, come vagabondi senza la chiarezza della meta, senza la forza della volontà e senza l'aiuto della grazia, e quindi vacilliamo e zoppichiamo come il palo storto che si vede sulla foto. Una volta Elia domandò a tutto il popolo: «Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo». Senza una vigilanza attenta possiamo in poco tempo diventare spiritualmente anche molto infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi. In questo caso Gesù ci consiglia di comperare da Lui oro purificato dal fuoco per diventare ricchi, vesti bianche per coprirci e nascondere la vergognosa nostra nudità, e collirio per ungerci gli occhi e recuperare la vista. Se accogliamo il suo consiglio e accettiamo il suo aiuto, lui promette di fare nuove tutte le cose. La cartarella vecchia, arrugginita e senza fondo, può diventare un secchio buono, nuovamente capace di portare pesi. Abbiamo bisogno solo di ritornare a Dio e alla preghiera. Lui promette che ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume della sua grazia vivrà, come gli alberi sani e forti che producono ossigeno che si vedono sulla foto. Maria ci aiuta in questa impresa. Nel mese di ottobre, dedicato al Santo Rosario, accogliamo ciò che lei ci consiglia per poter raddrizzare ulteriormente nella nostra vita i sentieri del Signore. Questo per non zoppicare più con ambedue i piedi, anzi per diventare saldi nella fede, come questo palo robusto che si vede sulla foto e che regge e sostiene tutti i fili. Dal messaggio della Madonna di Medjugorje del 12 giugno 86. Cari figli, oggi vi invito a cominciare a dire il rosario con fede viva, così io potrò aiutarvi. Voi, cari figli, desiderate ricevere grazie, ma non pregate. Io non vi posso aiutare, dato che voi non desiderate muovervi. Cari figli, vi invito a pregare il rosario. Il rosario sia per voi un impegno da eseguire con gioia, così comprenderete perché sono da così tanto tempo con voi. Desidero insegnarvi a pregare.